Logico e ideologico, è una sacrosanta verità, perché per fare del biologico bisogna, come dire, essere ideologizzati parecchi e politicizzati parecchi, nel senso non dei partiti che non ci interessano. Politicizzati perché bisogna fare delle scelte strategiche, bisogna sposare la qualità, bisogna sposare l'ambiente. Bisogna sposare il non utilizzo di alcuni farmaci convenzionati, bisogna utilizzare una strategia, avere il coraggio di sapere che questo prodotto vale di più e nessuno te lo apprezza. Quindi la scelta del biologico che come APZ stiamo cercando di non dico di imporre, ma quasi di renderla come una strada obbligata o comunque una seconda linea di produzione. E ci sta naturalmente ponendo alcuni problemi. Noi pensiamo, ne abbiamo iscritti quasi una cinquantina di produttori zootecnici per questo, pensiamo per il 2012 di avere qualche migliaio di capi da poter, come dire, proporre al mercato. È evidente, guardate, che la carne biologica in Italia si mangia, quindi si acquista e proviene tutta dall'Australia e dall'Austria. È quasi un'offesa, onestamente. Direi è umiliante per noi che siamo calabresi soprattutto, ma soprattutto giusto per dare forza a Salvatore Nicociglia, insomma, per essere più crotonesi, ma diciamo se o nell'area presilana dove gli ambienti e il clima, insomma, sono proprio portati a fare un biologico del tutto naturale. Eppure non si riesce nella vendita, non si riesce a chiudere completamente, come dire, la filiera e il cerchio della filiera. Perché noi, e la verità bisogna dirla tutta, perché se questo prodotto è di qualità e se c'è gente magari disponibile anche a pagare qualcosa in più, la domanda è dove la compro? Ebbene, questa